Annalisa Tarantino che espone per la prima volta, possiamo dire, sì. Dunque è il battesimo di questa nuova attività. Come nasce questa passione e che cosa, con quale tecniche abbiamo dipinto? Allora, la passione diciamo che c'è un po' da sempre, è dai tempi del liceo che ho iniziato a dipingere, ma da autodidatta, e autodidatta continua ad essere, sia chiaro. E, avendo un po' più di tempo libero, ultimamente mi sono dedicata alla pittura, sono un amante dell'arte da sempre, e quindi mi sono data un po' alla tecnica mista, un po' perché è facile da fare e un po' perché è divertente, e questo è il risultato di una settimana di lavoro. Dunque, ci siamo svegliati a un certo punto? No, a dir la verità, gli schizzi sono stati fatti negli anni. Su un block notice, quindi c'erano, come quando uno prende appunti per un libro, però poi alla fine non riesci mai a scrivere qualcosa di grande, di compiuto. Quindi avevo molti schizzi su un block notice, fatti un po' in Italia, un po' all'estero, un po' a Barcellona, un po' a Torino, un po' a Roma, contaminazioni varie pop tramite mostre viste a New York, ma anche in Italia. E quindi poi ho fatto una cernita tra tutti gli schizzi che avevo queste tele, e questo è il risultato. Sì, sono delle ragazze pop, quindi sono delle ragazze comuni che bevono la Coca-Cola. Me, a pop icon? Sì, sei un'icona pop, sei contenta? Fanno la messa in piega fumando una sigaretta, e poi ci sono, diciamo, le icone pop che io, diciamo, ho voluto omaggiare tramite Andy Warhol, che ha fatto le icone degli Stati Uniti, la Coca-Cola, il dollaro, e io ho messo le icone italiane, la moca, gli spaghetti, la Vespa, ce ne sarebbero tante altre, e non è detto che non le faccia in un futuro.